Giuseppe Zucco, con i poteri forti, è il vincitore della 66esima edizione del Premio Letterario Internazionale Ceppo, dietro Eleonora Marangoni con Essi come lei della Feltrinelli 2020 e Francesca Marciano con Animal Sprint Mondadori 2021. La cerimonia si è svolta nell'Auditorium Terzani della Biblioteca San Giorgio con la votazione in diretta della giuria dei giovani lettori under 35. Sì, è un grande onore, una grande felicità, ma soprattutto perché ha trovato una grande comunità di lettori, tanti amici scrittori, e quindi è bello condividere questa gioia con tante altre persone. Sono onoratissima, felice di essere stata invitata a questo premio, di essere finalista e soprattutto, come hanno detto tutti, siamo tutti e tre vincitori. Sono felice molto per Zucco, che è un bravissimo scrittore, e contenta che ci sia un premio così prestigioso che esiste da così tanti anni dedicato al racconto. Grazie mille dell'invito, del coinvolgimento e della partecipazione. È bello vedere che il racconto vive e resiste e segna, insomma, felicità e ricordi dei ragazzi, quindi grazie mille veramente per questa esperienza. Ma soddisfazione fondamentalmente per vedere questa partecipazione dei ragazzi, questo nostro invito allo studio, ma fondamentalmente alla lettura, che secondo me, oltre a essere arricchimento, è fondamentalmente conforto. I ragazzi è un conforto. Se i ragazzi arriveranno a capire che questo è un momento per loro meraviglioso, sarà sempre meglio. Soprattutto una parola da spendere per i ragazzi che hanno scritto delle bellissime recensioni. Abbiamo dato più di 9 premi alle recensioni, ci sono stati altrettanti segnalati, quindi un bilancio positivo, con anche ieri con Cavazzoni e Ficara, anche lì vincitori molti ragazzi, e Leopardi con Fabiana Cacciapuoti. Quindi sicuramente l'appuntamento va l'11-12 di maggio al Teatro Bolognini con Fabrizio Silei, e poi a ottobre per il finale del premio e l'omaggio a Pierpaolo Pasolini.